A tutti da Matrox, Poker Italia Web e la sua scuola del poker e SNAI Poker and Games. Con la lezione di oggi affronteremo un sit and go da 10 euro NeNeNd Turbo che gioco abitualmente. Questo sit è estrapolato dalla mia sessione di ieri sera, peraltro piuttosto negativa, e in cui ho multitablato abbastanza pesante, cioè 16 per cui ritengo che sia abbastanza interessante vedere che tipo di strategia adottare. Ci avremo del replayer, griffato Snai, come potete vedere, e vedremo le carte di tutti i giocatori al tavolo dove sarà possibile, e nonché vi ho aggiunto anche le statistiche. Le mie statistiche personali di Hold'em Manager, dove potete vedere il VP Dollar IP, cioè Voluntary Put Money in the Pot, ovvero sia in percentuale quanti money ha giocato il giocatore, e il PFR, ovvero sia il Pre-Flop Raise, cioè quante volte il giocatore entra nella mano rilanciando, e la AF, ovvero sia Aggression Factor, che è l'indice di aggressività totale del giocatore in questione. Delle stats in generale ho già parlato nel forum e in uno dei miei, in una delle mie serie video precedenti. Qualora aveste dei dubbi, potete farmi qualsiasi domanda nel forum. Ora vedrò di analizzare il sit e contemporaneamente vedremo anche le mani degli avversari, così se ci sarà qualche osservazione da fare potrò farlo direttamente. Dovrete avere pazienza perché è la prima volta che uso il replayer e quindi potrei avere qualche problema nella gestione. Vediamo subito che parte. Abbiamo un limp con J5, S, che è un limp sbagliato, e dalle statistiche notiamo subito che il giocatore in questione è assolutamente troppo loose. Possiamo passare alla mano successiva, anche qua, vediamo che succede, non parte, vediamo come mai. Ecco qua, abbiamo un altro limp del giocatore Totuzzo con K-Jack off da UTG, cosa sbagliatissima, e addirittura qui una 3-bet di questo giocatore. Con Asso 8S è una giocata altrettanto creativa, troppo creativa per essere ai primi livelli del sit and go. Qui noi abbiamo una mano come KT che ovviamente folderemo senza nessuna fatica. Anche qui proseguiamo. Abbiamo un limp della coppia che va benissimo. Un raise di questo giocatore. Il call di Kion con K-Donna S che è una mano assolutamente marginale. Quindi un call da non fare. Ovviamente Re Caldo addirittura floppa un poker. Quindi. Tutto bene, proseguiamo. Vediamo di nuovo un limp scorretto con K-Jack off. Come vedete, molti limpano con queste mani marginali, creando dead money nel pot e starà a noi a approfittarne, ovviamente non nelle prime fasi del sit, dato che non avrebbe nessun senso. Qui floppiamo il 10 al river. E subiamo un call, poi sul progetto di Flush Draw decidiamo semplicemente di checkare a river. Proseguiamo nella mano. In teoria dovrebbe andare avanti da solo, non so come mai devo attivarlo io manualmente. Check Donna off dallo small blind è un easy fold. Foldiamo anche K-pot off.
Veramente non capisco come mai non parte, dobbiamo attivarlo ogni volta. Non importa. Foldiamo anche donna 8. E foldiamo facile anche K donna off, soprattutto dopo il limp, ma l'avrei foldato anche senza il limp. Foldiamo su 7. Qui abbiamo, vedete, tutta una serie di mani foldate. Qui ci sarà probabilmente un complete, anzi addirittura un raise con mano marginale, un call di donna T, poi flop e jack va in continuation bet, viene chiamato da un progetto e di nuovo si sente forte bet dall'altra parte, però il progetto viene completato e questo sta a dimostrare come sia veramente poco redditizio entrare nei piatti anche raisando dallo small blind con i bui bassi con una mano marginale come quella. Ha veramente poco senso. Sono tutte trasformate queste mani in mani cosiddette trouble, cioè problematiche che poi ci possono mettere in condizioni difficili nel caso in cui volessimo proseguire a giocarle. Dopo il flop, dopo il limp, foldiamo K9 off. Probabilmente, ripeto, l'avrei foldata anche senza il limp. Stesso discorso qui, dall'hijack, non abbiamo problemi a foldare. Come vedete, resto molto tight fino comunque al quarto livello, dove già si può iniziare a fare qualche blind steal in posizione con delle mani legittime, come ad esempio le Broadway. Qui abbiamo di nuovo foldato. C'è un push, quindi foldiamo easy. Di nuovo il limp, non completeremo mai a questi livelli di bui con una mano così marginale, ma in generale io difficilmente completo anche con due carte connesse a questo punto. Qui abbiamo la prima mano in cui entriamo in gioco veramente. Decido per un push diretto con KK. Si poteva tranquillamente anche fare un raise a 250 per farlo passare come steal e eventualmente sperare in un re-steal di uno di questi due giocatori all-in, però diciamo che per mixare il mio gioco io tendo sia a fare una mossa del genere, ma sia a pushare diretta la monster in modo da non essere assolutamente prevedibile e leggibile al tavolo, perché se ogni volta dal bottone con la monster simulassi uno steal, alla fine qualcuno potrebbe prendere nota e rilevare questa cosa. Invece, se io ogni tanto vado in push diretto, penso di riuscire a mixare in modo efficace il mio gioco. Con questo chiudo la prima parte del video e ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti, ciao!